Sono passati un paio di mesi dall'uscita ufficiale di Wakfu, il nuovo MMORPG a turni e con visuale dall'alto di Ankama, ma la software house francese non si dimentica del suo predecessore, ossia Dofus, che viene aggiornato alla versione 2.6. Uscito nel 2004, Dofus è subito diventato popolare tra gli utenti di personal computer per via della grafica in stile manga, della compatibilità con tutti i sistemi operativi Windows, Mac o Linux e per il sistema di combattimento a turni, inusuale per questo genere ma in grado di mettere a proprio agio anche i videogiocatori più giovani e inesperti. Dal 2008 il gioco è completamente adattato in lingua italiana ed arriva a contare fino a 200.000 iscritti solo nel nostro paese. L'iscrizione a Dofus è gratuita e vi permetterà di esplorare liberamente i primi livelli di gioco, senza limiti di tempo. Ma per continuare in nuovi territori dovrete sottoscrivere un abbonamento dal costo di 5 euro mensili, con sconti e numerosi regali per chi sceglie periodi più prolungati. I giocatori più attivi verranno premiati dalla raccolta di Ogryn, ovvero buoni speciali che sarà possibile scambiare con i Kama, la moneta virtuale di Dofus, per prolungare il proprio abbonamento o ottenere altri servizi. Le classi tra cui scegliere il proprio personaggio sono 14, ognuna con caratteristiche ben marcate e personalizzabili. L'apprendimento dei comandi è piuttosto semplice grazie ai tutorial e ai consigli che troverete in gioco. Dofus è un vero punta e clicca, la tastiera infatti serve solo da scorciatoia per utilizzare l'inventario e le altre interfacce di gioco, semplice e intuitivo al massimo. Come da tradizione del genere, la crescita del vostro personaggio si baserà sulle missioni e poi sull'uccisione delle creature ostili che incontrerete lungo il cammino. Ad ogni livello otterrete punti da assegnare alle varie statistiche: forza, agilità, intelligenza, fortuna e saggezza, e alle abilità e incantesimi tipici di ogni classe. I combattimenti a turni sono la vera peculiarità di questo gioco. All'inizio di ogni scontro entrerete in una dimensione parallela, isolati dal mondo esterno e quindi anche da ogni possibile aiuto. Sul terreno apparirà una griglia di combattimento su cui potrete posizionarvi e muovervi. Ad ogni turno avrete a disposizione 6 punti azione e ogni movimento o attacco consumerà questi punti, quindi dovrete scegliere con attenzione come muovervi ed attaccare. Vincere uno scontro con una creatura vi regalerà del loot da scambiare o da utilizzare per il crafting e vi servirà molto tempo solo per scoprire tutte le ricette esistenti per la vostra professione, a scelta tra 22 selezionabili. Alcune creature potranno essere catturate e addomesticate e in cambio vi regaleranno abilità particolari utili durante i combattimenti. Alcune di queste potranno essere utilizzate come cavalcatura e incrociate con altre creature per creare delle varianti particolarmente potenti. La componente social di Dofus è molto importante, grazie anche all'adattamento in italiano e alla presenza di un server dedicato nella nostra lingua. La chat di gioco offre tante opzioni e amministrare le gilde risulta semplice e intuitivo. Si potrà anche costruire una dimora di gilda in zone della mappa adibite allo scopo. Dofus non ha ritmi frenetici e stressanti e comunicare con i propri compagni tra una missione e l'altra diventa essenziale. Una caratteristica che ha reso questo titolo molto popolare tra il pubblico femminile, che infatti rappresenta il 30% del totale degli iscritti. Ma Dofus non è soltanto adatto ad un pubblico casual. Per arrivare al livello massimo del gioco, ossia il 200, dovrete affrontare combattimenti molto impegnativi all'interno di dungeon, proprio come negli MMO più titolati. Dofus si dimostra, a distanza ormai di 8 anni dall'esordio, un titolo con un buon supporto da parte dello sviluppatore e soprattutto con una community ben organizzata. Il livello medio dei giocatori, ben oltre il 100, dimostra anche una certa affezione al gioco che viene arricchito trimestralmente di nuovi contenuti. Dofus è quindi un titolo in grado di regalare un enorme numero di contenuti e centinaia di ore di intrattenimento, e provarlo non costa nulla.